ripensare il fermano nell'era del Covid. Ringraziamo Luca Romanelli perché, insomma, nonostante il lavoro impegnativo, si è reso disponibile. E passerei la parola al prefetto Silvano Azzummo per un breve curriculum del nostro relatore, che è un nostro socio, past president. Vero Silvana? Sì, grazie Margherita. Buonasera a tutti. Do lettura del curriculum di Luca. Luca Romanelli è nato nel 1961, è sposato con Cristina e padre di Marco e Davide. Curriculum ce l'ha dato lui, quindi siamo... Quindi possiamo dire tutto, anche la data di nascita. Si è laureato con lode in scienze economiche e bancarie all'Università di Siena e ha conseguito un master in amministrazione aziendale presso la University of Southern California di Los Angeles. La sua esperienza professionale è iniziata con la consulenza direzionale per proseguire nell'industria, dove si è occupato prevalentemente di vendita all'estero nel settore dell'arredamento. È stato vicepresidente dell'Azione Cattolica Diocesana e socio fondatore del Centro Culturale San Rocco. È stato consigliere comunale di Porto San Giorgio per due mandati ed assessore ai servizi sociali. Non la devamo perché l'aveva presa. Mi sentite bene? Sì. Vabbè, scusatemi se vi ho fatto a posto. Ciao. Cosa facciamo? Diciamo, si è creato un gruppo giovane che sta partendo, quindi ci stiamo anche rinnovando anagraficamente. Che cosa facciamo? Facciamo analisi della realtà economica e sociale del Fermano, fatta attraverso dei convegni, delle pubblicazioni e anche degli interventi sulla stampa e sui media locali. Nel 2009, per esempio, questo libro Innovare per crescere, che ho scritto insieme con Annalisa Franceschetti, è stato presentato anche a Rotary, se non mi sbaglio, a suo tempo. Fu poi l'occasione, grazie a Paolo Appoggetti, per essere invitato, no, a fare domanda di adesione al club. Per me è anche un momento importante. Un'altra tradizione del Carducci è quella di organizzare incontri di informazione sanitaria rivolti ai cittadini sui temi della prevenzione, quindi incontri fra i primari, i responsabili della sanità locale, con le comunità locali fatte in vari paesi, incontri che normalmente sono molto partecipati e servono e sono serviti sempre per dare anche alla gente la sensazione concreta di qual è il valore del Servizio Sanitario Nazionale, che è un bene immenso che questa nazione ha e di cui abbiamo sperimentato l'importanza proprio durante questa pandemia. E poi cerchiamo di interloquire anche con i temi di rilevanza socio-economica con le amministrazioni locali, la provincia e il comune. Questi sono i convegni più recenti che abbiamo organizzato, non li leggo, ma diciamo sono tutti su questi temi che stavo accennando. Facciamo un po' di scenario per introdurre poi considerazioni un pochettino più legate alla realtà locale. Che cosa succede nel mondo? Ovviamente è una domanda da 100 milioni di punti, ci sono 100.000 punti di vista differenti. Possiamo prendere tre grandi elementi e vedere come questi, ciascuno di questi, rappresenta sia una minaccia che un'opportunità per la nostra vita comune. C'è ancora la globalizzazione, no? È stata il fattore determinante di cambiamento negli ultimi decenni, però siamo entrati in una fase conflittuale. Mentre prima sostanzialmente tutto il treno era tirato dagli Stati Uniti, quindi diciamo, le economie emergenti sono agganciate a questa grande economia, adesso siamo arrivati a una situazione di equilibrio in cui è emersa la potenza cinese, tra poco la Cina supererà gli Stati Uniti come prodotto interno lordo, sta crescendo militarmente, la sua influenza politica si è estesa a tutto il Pacifico e gran parte dell'Africa, quindi si è creata una situazione di potenziale conflitto. Questo potrà determinare, diciamo, la separazione del mercato, che è stato fino adesso un mercato unico globale, in vari mercati di tipo regionale.
questo può essere una difficoltà da un lato. Voi pensate per esempio alla TOZ, che fa la gran parte del fatturato in Estremo Oriente. Se dovesse acuirsi una guerra commerciale tra Occidente e Cina, questo potrebbe essere uno svantaggio per quell'azienda e tutto l'indotto che c'è dietro. D'altro canto, questa regionalizzazione, queste tensioni fra blocchi, diciamo, regionali a livello mondiale che si stanno creando, possono anche creare delle opportunità. Per esempio, infatti, il cosiddetto reshoring, cioè il ripensare le catene di fornitura che si sono estese molto all'Oriente e riavvicinare produzioni che sono state delocalizzate e portarli in contesti più vicini o in Italia stessa. Abbiamo il tema che della rivoluzione in atto nel lavoro e negli assetti urbani, che appunto è uno di quei processi che è stato catalizzato dal Covid, quindi la scoperta dello smart working, l'emergenza, no, dell'alta connettività che dovrà entrare, no, a pieno regime con la diffusione della fibra ottica, con il lancio del 5G che ha delle performance straordinarie, no? E che unitamente all'emergenza sanitaria ha fatto emergere come sia possibile organizzare il lavoro, che oggi è in gran parte fatto da prestazioni di servizio, no? In maniera decentrata. Quindi se questo unitamente poi ai progressi che fa l'intelligenza artificiale può significare perdita di posti di lavoro, e ci stanno tante stime che dicono nel giro di 10-15 anni la metà dei posti di lavoro nei servizi saranno, diciamo, ridondanti. Dall'altro lato, per noi che siamo un territorio tra virgolette periferico, no? Anche se non lo siamo storicamente, no? Può essere un'occasione di ripopolamento e di sviluppo, perché la bellezza che abbiamo conservato e l'identità che abbiamo conservato è un richiamo da chi cerca una qualità della vita diversa e la può coniugare adesso, grazie alla tecnologia, anche con le proprie aspirazioni lavorative. E terzo tema a cui si può accennare è quello dei cambiamenti climatici e delle migrazioni, anche associate alle pandemie, ma voglio dire associate soprattutto al cambiamento climatico. Sono processi enormi, inarrestabili. Pensate che nei prossimi 10 anni l'Africa, no scusate, nei prossimi 30 anni, fino al 2050, in Africa ci saranno 1.200.000.000 in più di persone. Quindi se questo continente non sarà in grado di sfamare, di trovare un lavoro per questa gente, è inevitabile che ci siano dei flussi, no, verso l'Europa, verso l'Italia, dove voi sapete benissimo che noi abbiamo una demografia fortemente decrescente. Quest'anno con 100.000 morti in più probabilmente avremo 200-300.000 residenti. Questi processi di movimento che sono già in atto non solo a Lampedusa ma in tante parti del mondo, tantissimi paesi hanno milioni di profughi, possono generare conflitti, crisi, se vengono gestiti con l'arroccamento, ma possono al contrario determinare un aumento del benessere e rinvigorire le società, se le società che accolgono i migranti sono in grado di integrarli, di sfruttarne le potenzialità, come è avvenuto in Italia, dove è dimostrato che la componente immigrata che si è stabilizzata nel paese dà un contributo positivo all'economia. Siamo tutti svegli. Che idea di sviluppo è adeguata in questo contesto? Ecco, ho messo questa frase di Einaudi, no? Chi cerca rimedi economici a problemi economici è sulla falsa strada. Non esiste, l'economia non è la bacchetta magica, non è l'unica chiave di sviluppo delle società, ma è parte di un processo di crescita sostenibile che coinvolge numerosi aspetti. Quindi da una parte diciamo i saperi, quindi l'innovazione tecnologica e organizzativa, la sostenibilità ambientale,
perché una crescita che compromette l'ambiente di fatto prosciuga le proprie sorgenti, una capacità di inclusione e coesione sociale, che se una società cresce economicamente in maniera tumultuosa, ma poi genera delle divisioni, delle diseguaglianze insopportabili, questo va a costituire un fattore di crescita. Noi sappiamo che nell'Occidente, a partire dalla prima guerra mondiale, grazie a conseguenza di quello shock è cominciato un processo di riduzione delle disuguaglianze. Ma adesso, giusto per dire una cosa, leggevo quell'ultimo libro di Piketty, dove sostanzialmente lui fa un'analisi della diseguaglianza nella storia, e si riferiva al periodo della Belle Époque, che è stata la prima, quindi dal 1880 al 1914, lo scoppio della prima guerra mondiale, è stata, diciamo, un periodo analogo a questo, nel senso di fortissima globalizzazione, diciamo, dei commerci, della produzione, e alla fine del quale però la diseguaglianza sociale era addirittura superiore a quella prima della rivoluzione francese, cioè si era arrivati a una situazione di tale polarizzazione dei redditi che non è estranea poi alle tragedie, no, e ai conflitti che hanno attraversato il Novecento. È una società che vuole avere una crescita sostenibile, deve avere delle istituzioni locali e nazionali, ho messo qui locali, più forti, perché la sola iniziativa privata che non è assistita da una governance forte delle funzioni pubbliche non può dispiegare le proprie potenzialità. E al fondo di tutto c'è l'identità culturale di una nazione, di un territorio, che è, diciamo, l'humus, il terreno dal quale nascono non solamente le innovazioni, ma le motivazioni profonde delle persone a partecipare alla vita sociale. Quindi, come Carducci, ma penso come tutte le persone ragionevoli, guardiamo a tutti questi aspetti, no, per una visione positiva della società. Queste considerazioni che ho fatto sono state anche in qualche maniera, no, codificate da, sia a livello globale attraverso l'agenda dell'ONU, la cosiddetta agenda 2030, poi, diciamo, ritrasferita a livello nazionale, si chiama strategia di sviluppo sostenibile, adesso tradotta anche a livello regionale, perché la regione Marche sta cercando di sviluppare la propria programmazione basata sulla una strategia regionale dello sviluppo sostenibile. E i punti, i cinque punti, cinque assi fondamentali, sono quelli della riduzione della vulnerabilità ambientale, dell'affrontare i cambiamenti climatici e anche le, diciamo, gli scompensi sociali ed economici che questi creano, valorizzare il valore dei servizi ecosistemici, quindi di quelle prestazioni, tra virgolette, che gli ambienti naturali danno e che sono alla base di qualsiasi sviluppo economico, compreso quella della biodiversità, il tema dell'equità, no, a cui accennavo prima, quindi l'eliminazione della povertà, della sperequazione dei benefici e la promozione della dignità di ogni persona, e infine l'aspetto dello sviluppo, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, però fortemente collegata alla sostenibilità delle attività economiche e all'armonizzazione delle stesse con l'ambiente. Scendendo ad un livello, io ho provato a sintetizzare quella che può essere una visione, un sogno, se volete, no, per il nostro territorio. Quindi fermo il suo territorio, che sono sempre nella storia vissuti insieme, come una civiltà millenaria, però sempre aperta al futuro, quindi al Mediterraneo, all'Europa. Pensate, no, ai traffici che già avvenivano all'epoca dei Piceni con la Grecia,
con il Baltico, con il Nord Europa, già erano migliaia di anni fa realtà integrate. Una terra che ha costruito tanta bellezza, che è terra di studio, che è terra di, laboriosa, di industria, però sempre l'ha fatto diciamo in armonia con un ambiente naturale che è unico, e nello stesso tempo si è mantenuta una comunità accogliente di donne e uomini liberi e solidali, uniti intorno ai valori della Costituzione, perché la Costituzione, i principi incarnati nella Costituzione sono il fondamento del nostro futuro. Se questo può sembrare astratto, in realtà sono cose molto concrete. Ecco, noi come Carducci stiamo cercando, nei nostri limiti, no, di sensibilizzare la nostra comunità su una serie di temi che poi sono molto puntuali. Quindi, se prendiamo i vari assi, le varie dimensioni a cui accennavo prima, no, possiamo declinarle molto concretamente in una serie di problemi da affrontare insieme. Quindi questo territorio ha bisogno di più innovazione tecnologica, organizzativa dei saperi. Noi abbiamo un grossissimo problema, è quello di un distretto calzaturiero, che è il settore manifatturiero portante di questo territorio, che è in grandissima difficoltà e deve affrontare un cambiamento che è stato affrontato da tanti altri settori maturi. Quindi passare adesso a trarre i propri vantaggi dalla manodopera, dal costo della manodopera, come è stato nella prima fase dello sviluppo negli anni 60, 70 fino agli anni 80, alla capacità di innovare e di aggiungere valore al prodotto, quello che si potrebbe chiamare calzatura 4.0. Siamo un territorio dove l'innovazione d'impresa è molto scarsa rispetto anche a altre province della nostra regione. Ci sono poche start-up innovative. In questo senso l'iniziativa, il progetto Enterprise del Rotary coglie pienamente, no, questo problema, rappresenta già una risposta, no, a questa esigenza. Dobbiamo consolidare sul territorio nuovi cluster, nuovi settori che possano affiancare la calzatura, diciamo, nel garantire posti di lavoro. Per esempio, c'è un certo movimento nella meccatronica. Voi ricorderete che al Forum delle Eccellenze, il primo, abbiamo invitato l'azienda di Pizzarulli, no? Che fa sistemi di geoposizionamento molto avanzati in una nicchia globale. Abbiamo il settore degli ascensori, abbiamo avuto la Sigma negli anni passati. Grazie alla cucina del Montani, no, abbiamo l'opportunità di consolidare questo settore. Abbiamo una difficoltà di trasferimento tecnologico, pur avendo 4 università, no, nel territorio marchigiano, e le piattaforme di trasferimento delle nuove tecnologie e l'esperienza di spin-off sono molto più frequenti nelle altre province e in altri territori, pensate all'Emilia Romagna, che non nel Verbano. Un'altra opportunità, vado molto veloce, poi magari ci ritorniamo se volete, è quello di uno sviluppo dell'agricoltura biologica e delle tipicità. L'esperienza di tipicità è stata una grossa innovazione nel Verbano, però va, diciamo, sostenuto un ritorno all'agricoltura, specialmente da parte dei giovani, però supportato da una forte dose di competenze. Abbiamo delle incompiute clamorose, come quella del porto turistico. Noi durante la campagna elettorale a Fermo abbiamo provato a sottolineare, no, questo problema. È un'infrastruttura grandissima, il porto turistico più grande dell'Adriatico, che però giace abbandonato e senza prospettive da circa 40 anni, no? E si insabbiato, si potrebbe dire, no, in forma letterale. Che facciamo? Qualcuno se la sente ad affrontare un problema così grosso? Ci vogliono forse soluzioni nuove. Abbiamo un turismo molto frammentato, molto poco orientato a quello che si chiama il destination management, cioè una gestione organizzata, ben strutturata della comunicazione all'esterno per attrarre dei turismi. Andiamo un po', abbiamo strutture piccole, poco qualificate, poco coordinate. Avrete letto
passando a un altro punto, un articolo della provincia di Fermo che colloca Fermo ultima provincia per le reti digitali, quindi sì, l'ultima provincia in Italia, cioè stiamo indietro anche rispetto alla Sicilia nella connettività digitale. Si possono fare progressi anche nella formazione tecnica professionale, abbiamo delle esperienze positive come l'ITS, delle calzature, ma si può fare di più. Quindi sull'economia del territorio che è in forte sofferenza, ce ne rendiamo conto tutto, ci sono molte sfide. Il tema ambientale, forse diciamo siamo in un territorio felice da questo punto di vista, ma non mancano le criticità. Per esempio abbiamo un ciclo dell'acqua che è stato sconvolto dal terremoto, no? Bene, abbiamo una gestione dei rifiuti che se da un lato, no, registra dei successi nel riciclaggio, dall'altro registra un'estrema frammentazione della gestione. Siamo un territorio con pochi abitanti, no, frammentato in tanti piccoli comuni, e ognuno di questi comuni ha la sua azienda di gestione dei rifiuti. È chiaro che con aziende così piccole è difficile fare investimenti, è difficile fare innovazione. Il tema della mobilità dolce, quindi delle reti ciclabili, delle reti di trekking, c'è molto fermento per fortuna, però siamo un po' all'anno zero, quindi bisogna correre perché molte altre regioni hanno già costruito delle infrastrutture che attraggono, no, una quantità di turisti e anche turisti che poi spendono e beneficiano molto l'economia. Sul tema dell'inclusione, noi abbiamo il grande problema nel Fermano dell'abbandono delle zone interne, un processo che era iniziato anche prima ma è continuato fortemente con il terremoto. Abbiamo veramente il rischio di che chi si è trasferito temporaneamente dai paesi dell'interno non vi ritorni più e che questi paesi muoiano. Abbiamo un problema che è evidentissimo di marginalità, di creazione di una sacca di marginalità in ambito giovanile, adolescentale, che è sotto gli occhi di tutti, nel senso una vetta, una parte della generazione giovanile meno qualificata, meno supportata dalle famiglie, no, adesso purtroppo meno supportata anche dalla scuola per le difficoltà oggettive, no? No, perché la didattica a distanza è una bella cosa ma penalizza proprio i giovani più fragili, e quindi si sta creando, diciamo, una fascia di emarginazione preoccupante. Abbiamo centralizzato molto i servizi sanitari e penalizzando molto i territori più decentrati, quindi creando un po' cittadini di serie B che non hanno realmente la stessa capacità di accesso a questi servizi e anche ai servizi culturali e ricreativi. In questo senso la Learning City, lo vedremo con Alessandro nel prossimo webinar, è una grandissima opportunità, e ve lo anticipo senza fare spoilerare Alessandro, però Fermo ha avuto la capacità di inserirsi in un network internazionale di città molto più grandi, e a Fermo è stata affidata proprio la leadership nei progetti di inclusione sociale. Abbiamo un tema istituzionale, perché uno dei nostri fattori di debolezza come Fermano è proprio la frammentazione istituzionale. Ecco, noi non abbiamo, diciamo, in seguito alla... La provincia è nata recentemente, poi è stata subito depotenziata. Abbiamo un comune capoluogo che ultimamente non si è occupato molto del territorio nel suo complesso. Sono più prevalse delle dinamiche locali, no, collegate anche a un ricambio generazionale della politica fermana. Stiamo andando in 40 comuni un pochettino, ciascuno per conto suo. Per esempio l'unione dei comuni della Val d'Aso, che era stato un esperimento interessante di cooperazione, si è sfasciata. Allora, tutta questa frammentazione non ci aiuta, no? Perché l'amministrazione diventa più lenta, più inefficiente, e poi c'è diciamo, l'incapacità di assumere delle funzioni che sono funzioni di programmazione territoriale, di pianificazione
strategica per lo sviluppo, che sono indispensabili. Paradossalmente mi voglio sbrodolare, però forse il centro studi Carducci è l'unica presidio o uno dei pochi presidio che pensa al territorio in termini di strategia, in termini di programmazione del lungo periodo, perché nelle istituzioni locali questa funzione non viene svolta e purtroppo la politica non la svolge. Voi sapete benissimo che i partiti e la vita politica sono molto più dediti alle polemiche quotidiane che non a formulare una visione territoriale coerente. Noi quindi siamo fortemente a favore dell'aggregazione dei comuni nel nostro territorio. Abbiamo fatto degli interventi anche prospettando, forse da 40 comuni dovremmo passare a 10, specialmente nelle aree interne, favorire l'aggregazione, che non significa perdere l'identità delle comunità storiche, no? Ma significa mettere in comune delle risorse per poter affrontare questo momento così delicato. Ma siamo anche a favore di unione dei comuni più grandi, Porto Sant'Elpidio con Sant'Elpidio, Fermo con Porto San Giorgio, perché è necessario che dei comuni più grandi possano svolgere appunto queste funzioni di programmazione che adesso non svolge nessuno, quantomeno la provincia. Bisogna mettere insieme le municipalizzate, perché non so se sapete, ma da anni il Parlamento dice che certi servizi, il gas, la luce, no, devono essere gestiti a livello provinciale. E se noi non mettiamo insieme le nostre municipalizzate, arriverà la municipalizzata di qualche altro territorio, come già sta avvenendo, anche se in quota militare e minoritaria, a colonizzare questo territorio. Invece noi dovremmo sviluppare delle nostre capacità. Siamo molto a favore anche di della creazione di una macroregione dell'Italia centrale, con Umbria e Toscana, che sono territori affini storicamente, economicamente, proprio per rafforzarsi nella gestione di tutta una serie di processi. La sanità in particolare, il budget della sanità marchigiana è troppo piccolo per realizzare tutta una serie di efficienze che invece sarebbero possibili con ambiti più grandi. E un'altra prospettiva che per noi è molto interessante è quella della macroregione adriatico-ionica. Le Marche sono sempre state un crocevia di scambi su quell'asse che da Venezia andava verso la Turchia, verso Istanbul, verso l'Oriente, no? Quindi una collaborazione intensa, istituzionale, economica, turistica, culturale, per noi può essere di grande beneficio, perché significa ricreare una direttrice, no, che genera sviluppo sia culturale che economico. E se noi non ci impegniamo su questo fronte, perdiamo un'opportunità e rischiamo di rimanere più marginali di quello che siamo già. Infine, per concludere, spero di non essere stato troppo lungo, no, ci manca ancora qualcosina, è fondamentale riappropriarsi del nostro patrimonio storico e culturale, che è notevole, dai Piceni alla cultura malinara, ai rapporti con l'Adriatico, alla stessa cultura contadina. Noi abbiamo come Rotary, in un forum delle eccellenze, anche presentato la rotta dei Fenici, nel momento in cui il comune di Porto San Giorgio e Fermo aderivano a questo circuito. Ce ne sono tanti, pensate alla via Francigena, stanno creando adesso la via Benedettina, tutti questi percorsi che mettono insieme turismo, cultura, storia, hanno questa doppia valenza di motivazione culturale e di sviluppo economico. Ecco, tutte queste cose sono teoriche? No, per niente. E per essere molto concreti, noi abbiamo fatto proprio l'altro ieri con il presidente dell'Istao un webinar per guardare ai fondi che sono in arrivo nelle Marche da una serie di sorgenti. Una sono i fondi strutturali dell'Unione Europea nel settennio 21-27, che sono anche aumentati per quanto riguarda le zone del cratere da fondi dedicati alle aree appunto colpite dal sisma. Ci sono i fondi nazionali per la ricostruzione, c'è il Recovery Plan Next Generation EU, c'è l'area di crisi complessa del distretto fermano maceratese, sono già iniziati, sono già stati aperti e chiusi dei bandi,
c'è la strategia nazionale delle aree interne, che è un'altra struttura nazionale a supporto appunto dei comuni a rischio montagna, a rischio di spopolamento. Si calcola che noi avremo da queste fonti oltre 20 miliardi in 7 anni, cioè l'equivalente di quello che spendiamo per la sanità marchigiana, diciamo che sono circa 3 miliardi all'anno, una somma equivalente, cioè si stanno creando le condizioni per avere delle risorse che mai le Marche hanno avuto a disposizione per il cambiamento, per gli investimenti, per realizzare tutti quegli obiettivi a cui accennavo precedentemente. Ma se le risorse ci sono, ma poi non ci sono progetti, non si attivano gli investimenti privati e non c'è un coordinamento istituzionale, noi questi soldi rischiamo o di non utilizzarli oppure di non sprecarli. Quindi quando io dico che bisogna essere coesi culturalmente, che le nostre istituzioni vanno rafforzate, che si devono mettere insieme, che devono fare programmazione, non sto facendo della poesia, sto sottolineando l'urgenza di mettere in moto dei processi che se non vengono messi in moto vanno a aumentare la marginalizzazione e la sofferenza economica e sociale di questo territorio. Come si fa tutto questo? È l'ultima slide, poi mi taccio. Abbiamo capito, ormai il mondo ha capito, che i processi di cambiamento, specialmente se sono importanti come quelli a cui accennavo, devono essere partecipativi, devono partire dal basso. Guardate, le aziende avanzate più americane, più avanzate, le aziende dell'alta tecnologia, hanno capito che neanche loro riescono a gestire i loro processi e riescono quindi a conservarsi, a svilupparsi, se non partono dal basso, se non attivano meccanismi in cui tutti, a partire dai livelli appunto di base dell'organizzazione, sono coinvolti e sono stimolati ad essere creativi. Quindi se questo è vero in un'azienda, se ci pensate è vero anche in una famiglia, no? Famiglia patriarcale, dove uno comanda e gli altri obbediscono, è finita da un pezzo, immaginatevi in una comunità sociale. Ecco, noi dobbiamo fare un grande sforzo di imparare a gestire le decisioni con dei metodi partecipativi. Ci stanno tantissime esperienze in corso, da noi un po' meno, da noi la politica tende a fare, no, ognuno, l'imprenditore interpreta il suo ruolo come quello che decide, basta, gli altri obbediscono. Spesso i sindaci si comportano nella stessa maniera, magari bisticciando l'uno con l'altro, e no, invece serve un approccio diverso che è allo stesso tempo partecipativo e creativo. Bene, io avrei finito, spero di non avervi annoiato, e se vogliamo, diciamo, fare una chiacchierata e scambiarci qualche idea, mi farebbe piacere. Grazie. Posso, Luca? Sì. Allora, innanzitutto mi sento, ecco, di esprimere, di dare il mio feedback alle tue considerazioni, che mi sento di condividere appieno, sull'analisi sostanzialmente dei temi caldi del nostro territorio, e quindi con tutte le varie problematiche, cosa abbiamo da fare, no? Quindi anche come opportunità. Però nello stesso tempo riflettevo mentre parlavi, è nato in me un po' di preoccupazione, che è questa, che siamo un pochino troppo frammentati sul territorio e facciamo fatica a metterci insieme, in sostanza a cooperare, no? In tutti quegli attori, portatori di interesse, magari cui tu ti facevi riferimento. E non vedo, e spero che sia solo io a non vedere, no, un futuro, se non cambiamo, positivo, per far sì che si possa anche approfittare di quei ben 20 miliardi che ci stanno per arrivare e che, come è capitato magari altre volte in altre circostanze, spesso non tornano indietro come mal spesi. Non so, ecco, se la mia impressione o se anche la tua
o altro? Grazie. Grazie a te. Ci stanno magari altri commenti, magari prima di... Luca, io... magari, allora... Posso dirti... a interloquire. Diciamo, noi per tradizione, no, anche per tradizione storica, nel Fermano abbiamo diciamo una difficoltà in questo senso. Appunto, accennavo prima, cioè, c'è un tema di campanilismo, no, anche storico, di rivalità un po' piccole fra anche della vita del territorio che la circonda, non mi riferisco a nessuno in particolare, perché è stato un problema che ci ha avuto fermo sempre. Insomma. Abbiamo degli imprenditori, specialmente nell'ambito calzaturiero, che fanno fatica a cooperare, sono molto competitivi fra di loro. Ecco, abbiamo una serie di difficoltà culturali che vanno superate. Ci stanno dei segnali positivi, non so, per esempio... Noi abbiamo il GAL Fermano, che è, diciamo, un'istituzione che gestisce la politica agricola europea, quindi gestisce anche una quantità di fondi abbastanza rilevante, diversi milioni di euro, per progetti di sviluppo locale. Ecco, dopo anni di esperienza hanno creato dei PIL, cioè dei progetti di integrati locali, hanno messo insieme i comuni delle varie aree del territorio del GAL, e questi comuni hanno cominciato a parlarsi e a fare dei progetti comuni, no? Per ora molto limitati, però questo per esempio è un segnale di speranza. Molti dei fondi che arriveranno dalla programmazione europea, dal recovery plan, sono proprio vincolati alla capacità dei territori di fare una programmazione complessiva. Quindi, se non acquisiamo rapidamente questa mentalità, anche gli strumenti di gestione di questo tipo di progettualità, avremo delle grosse difficoltà. Speriamo che, insomma, che questa urgenza ci spinga al cambiamento. Accennava al problema anche della gestione delle utilities, cioè l'acqua. Nell'acqua l'abbiamo fatto, no? Perché il consorzio idrico il Piceno è stato in questo senso un'esperienza positiva, di mettere insieme, no, addirittura un territorio che va al di là della provincia di Fermo. Però per esempio nella gestione dei rifiuti e nella gestione delle reti elettriche, delle reti energetiche, c'è ancora una situazione di grossa frammentazione. Rischiamo veramente, no, adesso qualche sindaco ha venduto le quote per fare cassa, per fare il giardinetto, per riasfaltare la strada, ma non è questa la prospettiva. Noi dobbiamo creare un'azienda di servizi che sia in grado di rispondere all'esigenza di tutta la provincia. Lo dobbiamo fare rapidamente, dunque, se no veniamo colonizzati. In questo senso, stamattina la buona notizia è che almeno per la vendita del gas Porto San Giorgio e Fermo si fonderanno, ma bisogna andare avanti su questo processo. Un altro tema, il porto turistico. Voglio dire, è un'opportunità enorme. No, pensate ai posti di lavoro, all'attivazione del turismo che può beneficiare anche l'entroterra. Sembra che il porto turistico di Porto San Giorgio sia solo un problema del sindaco di Porto San Giorgio, è un problema anche del sindaco di Fermo. Ma quando mai il sindaco di Fermo, io non parlo di Calcinaro, parlo di lui e di tutti i presenti, se sono mai interessati di cosa succede al porto turistico di Porto San Giorgio, dove c'è una proprietà, e io parlo molto francamente, che non è in grado di investire in quella struttura, che non paga i canoni, che non fa nessuna, no, diciamo, sviluppo delle attrezzature necessarie al bilancio. Come facciamo a essere inerti? Bisogna che il comune di Porto San Giorgio non può risolvere quel problema senza il comune. Come facciamo a cambiare la sanità locale? È evidente che bisogna costruire una rete territoriale che faccia filtro sugli ospedali, no? Perché una sanità costruita solamente sul presidio ospedaliero va in affanno, come stiamo in affanno in questo momento. Ma come si fa a costruire
una rete di servizi così se non c'è una programmazione territoriale. Quindi se tutti gli stakeholder, se tutti i sindaci, no, dei vari comuni della provincia non si mettono insieme, non ragionano, non programmano, quando si incontrano mai i sindaci della provincia di Fermo per parlare di sanità? Sono anni che non si mette, che non si, neanche si incontra per parlare di sanità. Quindi, diciamo, c'è una grande carenza, però c'è anche un'urgenza, una grande urgenza di fare questo. Luca, complimenti per l'analisi. Se, però, secondo me, l'analisi che hai fatto è perfetta, però è troppo ampia. Bisognerebbe fare l'intervento, incominciare l'intervento su qualche settore, perché se uno fa un'analisi di mille cose, tutte giuste, ma poi non approfondisce neanche una, cioè, per esempio, secondo me la cosa più urgente sarebbe la ricomposizione territoriale, cioè come è stato fatto il comitato per il via Porto San Giorgio per fare la pista ciclabile. Bisognerebbe fare un comitato per fare unificazione di Fermo e Porto San Giorgio, Porto Santa Pia e Santa Pia a Mare. Se facessimo una cosa del genere, magari sarebbe già un passo concreto per andare avanti. Tu che ne dici? Allora, io ho accennato a tante dimensioni, no? Tanti possibili. È chiaro che ciascun aspetto, nell'ambito di una visione comune, ha le sue problematiche specifiche. Noi, per esempio, abbiamo fatto, come Carducci, l'anno scorso, un convegno pochissimo partecipato, dove è venuto il sindaco di Porto San Giorgio, il sindaco di Fermo. Abbiamo presentato, cosa che è già stata fatta in provincia, i risultati delle aggregazioni di comuni che sono già avvenute nel nord delle Marche. Ci stanno dei comuni nel pesarese che si sono uniti e hanno avuto dei benefici straordinari, nel senso che l'aumento di risorse, no, derivante dagli incentivi nazionali alle fusioni e anche dai risparmi nella gestione hanno portato tutta una serie di investimenti, per cui sono contenti perché i cittadini già hanno più servizi da parte delle amministrazioni locali e non c'è stata affatto questa perdita di identità. Allora, sono state presentate queste esperienze in linea di principio. Sappiamo che i sindaci di Porto San Giorgio e di Fermo sono aperti a questa prospettiva, no? Perché è già un progresso, perché anni fa, no, non se ne poteva neanche parlare, però diciamo da parte della gente ancora questo concetto non viene assimilato, quindi c'è bisogno di una sensibilizzazione. Noi ci proviamo come Carducci, ci dovremmo provare forse in tanti. No, però sono d'accordo, per noi questo è non solamente Fermo San Giorgio, ma fare un comune unico della media Valdaso, fare la città dei Sibillini, per esempio, c'è Treggiari, no? Che sta battendo su questo. Adesso non è che voglia dire che mi piace più Treggiari che Marinangeli, no? Però voglio dire, qualcuno se lo sta ponendo il problema. I comuni del Cappello non potrebbero stare insieme, voglio dire, sarebbe... Voglio dire, però è un processo ancora da mettere in moto. Però sono d'accordo con te. Io penso che tra i tanti mali del Covid, quello di fare la zona arancione sia un investimento positivo alla riunificazione. Perché finché i commercianti di Porto San Giorgio pensavano che la San Giorgesità fosse il bene più ampio e importante da preservare, e adesso che i fermai non possono venire a comprare i loro negozi, magari è un fatto positivo del marasma, nella, no, generale. Però questa situazione potrebbe essere un incentivo, perché ragioniamo un po': Porto San Giorgio si considerava l'ombelico del mondo in cui tanto la gente doveva venire lì, no? Momento in cui poi c'è questa pandemia, non ti fa uscire dal paese, quindi tutto il commercio di Porto San Giorgio ne risente. Perché? Perché i fermai non scendono, e questo potrebbe essere un punto a favore dell'unificazione. Certo. Sarebbe da farlo considerare, perché poi proprio i commercianti sono quelli che difendono la San Giorgesità,
finché non gli è toccato le tasche, però adesso che le tasche gliela toccate, magari qualcuno ci ripensa un po'. Come dicevo prima, il Covid può essere il motorino che fa cambiare, che vince tante resistenze. In generale il commercio, tra l'altro, c'ha anche, io non ho accennato, ma voglio dire, i problemi grossi che sta accelerando il Covid sono che la gente si sposta sull'online. Quindi, Certo. diciamo, la classica configurazione del Porto San Giorgio come centro commerciale fatto dai negozi tradizionali è destinata al fallimento. Quindi, per tutta una serie di, diciamo, di merceologie si trasferiranno inesorabilmente sull'online. Quindi, diciamo, i centri, i nuclei commerciali, lo stesso centro storico di Fermo, si devono ripensare in un'altra prospettiva, che è quella di fornire un'esperienza di socialità, di condivisione e non solamente d'acquisto. Cioè, se i centri urbani non recuperano questi valori, neanche il commercio ce la fa, alla fine dovranno chiudere. Quindi bisogna pensare a dei modelli nuovi all'interno dei quali c'è anche, ed è determinante anche, diciamo, il contenuto culturale. Cioè si va in centro, si va a fare passeggiata perché si incontra della gente, si fanno delle esperienze, no, positive, non solamente perché si va a comprare, no, quello si farà sempre di più nel centro commerciale, si farà sempre di più online. Vorrei intervenire io per alcune considerazioni. Noi siamo soci del Rotary, siamo soci del Carducci, con inizia io che Luca e altri. Il problema che abbiamo storicamente qui, a mio avviso, è quello del particolarismo. L'abbiamo visto a livello istituzionale in generale, come è stato detto bene prima da te, Luca, e da Tom. L'abbiamo visto anche a livello rotariano, no? Abbiamo quattro Rotary che più delle volte fanno finta di non vedersi, o se non addirittura si fanno guerra. Quindi io credo che per riuscire a smuovere questa situazione bisogna fare delle azioni di sensibilizzazione in modo sistematico, sia a livello di Carducci, come si già sta facendo ovviamente, ma in modo più incisivo e ripetitivo verso il sistema politico a 360 gradi, sensibilizzando su questi problemi che stiamo discutendo adesso, che sembrano banali, ma sono dei muri, dei macigni enormi di fronte alla possibilità di sviluppo che ci dà l'Europa, soprattutto con i fondi che con il Recovery Plan mette a disposizione, per i quali noi non siamo preparati a livello Italia, ma ancora meno lo siamo a livello Marche. Questo purtroppo è enfatizzato dal particolarismo, dalla mancanza di visione, dalla mancanza di essere statisti, anche se vogliamo dire statisti per la regione o per la provincia piuttosto che per la nazione. Non abbiamo persone di questo tipo, quindi bisogna fare delle azioni sistematiche e ripetitive su questo. Come farle? È una cosa che dobbiamo porci, un punto interrogativo dobbiamo porci, sul quale, una volta tratte le conclusioni, operare in modo ripetitivo, insistente e senza mollare. Questa è la mia considerazione. Sì, Paolo, Sono d'accordo. hai ragione. Sempre. Cioè, quel convegno che ha fatto il Carducci l'anno scorso andrebbe ripetuto ogni 3 mesi, fino a quando Sì. no, fare un convegno così, poi finisce lì. Deve essere una cosa ripetitiva, la goccia scava in questa situazione qui. Se noi non smuoviamo gli animi e cerchiamo di infondere delle visioni più ampie e centrate sui problemi al sistema, ai responsabili politici e istituzionali, perdiamo l'opportunità della vita. Io Ci sono d'accordo. troveremo sottoterra, ecco.
sono d'accordo, diciamo, su sulla prospettiva generale, il Carducci lo fa da decenni, da molto prima che ci fossi io, Ubaldo lo fa continuamente sui giornali, questo richiamo, no, a mettere in piedi e seguire una strategia territoriale, e questo continuerà sempre. Quello che magari stiamo cercando di fare adesso è tradurre questa aspirazione anche in battaglie concrete che diano il senso di questa visione strategica, di questa visione integrata del territorio. Io prima ho accennato al porto, ho accennato alla gestione dei servizi comunali. Potrei fare un altro esempio che sta a cuore a Paolo, per esempio. Il comune di Fermo c'ha Montevarmine. Montevarmine è, voi lo sapete bene, una tenuta di 700 ettari, no? Con al centro una rocca, che ha una storia immensa, no? Che dal 400, no, è stata, diciamo, alimentato anche la carità, quindi le persone più bisognose della città di Fermo. Quindi c'è una valenza storica enorme. È l'ultimo feudo esistente. Eh? È l'ultimo feudo esistente nelle Marche, era proprio, esatto, un feudo, è un feudo. Però, intero ancora. Diciamo, quindi al di là del carico, diciamo, di storico, no, e simbolico, però sta al centro di una, questa proprietà sta al centro di una valle, quella valle dell'Aso, votata all'agricoltura, e dove si stanno sviluppando anche esperienze. Pensate alla moglie di Fabio, no, con Bio Paola, nel suo piccolo. Però dove molti giovani stanno cominciando a pensare un'agricoltura tipica, biologica, che è quella che è il futuro dell'agricoltura, che genera un valore aggiunto enorme, che è richiestissima da tutti i mercati mondiali. Allora, il comune di Fermo c'ha queste proprietà e non, da 40 anni non sa che farsene, non ha un progetto, no? Lì bisognerebbe incentivare, mettere a disposizione quei terreni, no, per chi vuole fare dell'innovazione in agricoltura. La Rocca potrebbe diventare un centro di servizi. Margherita, grazie all'agrario, no, del Montani, coinvolgerlo insieme all'università, diventare un centro di ricerca e sperimentazione, no, per tutto il territorio provinciale, per tutta l'agricoltura provinciale. Ma la realtà, noi abbiamo provato a porre questo problema, no? Non è facile, perché agli elettori fermani interessa poco, no? Siccome è stato sempre fuori dal radar questo problema, rimane fuori dal radar, e quindi i politici non ci dedicano attenzione. Ecco, su tutti questi aspetti bisognerà continuare a fare la battaglia. Ne accenno un'altra. Ho accennato che noi abbiamo scarsa innovazione nelle aziende. Abbiamo bisogno di un centro di trasferimento tecnologico. La Regione Marche ha 4 piattaforme regionali di trasferimento tecnologico. Le aziende marchigiane non attingono a queste risorse, non partecipano ai bandi, no, per l'innovazione tecnologica, specialmente per la digitalizzazione. Stiamo fortemente indietro, abbiamo pochissime start-up innovative rispetto alle altre province marchigiane. Ci vuole un'entità qui sul territorio fermano che faccia questo lavoro di raccordo fra le imprese, specialmente le piccole e medie, e le sorgenti di innovazione tecnologica. È un lavoro duro, faticoso, perché si tratta di cambiare la mentalità degli imprenditori, di accompagnarli in una riflessione, no, verso il cambiamento, verso il miglioramento della propria formula imprenditoriale. Ecco, questo tipo di intervento non è fuori dai radar della politica locale. Per fortuna ci stanno dei segnali. Per esempio il progetto IT Urbano, che sta partendo adesso con moltissimi limiti, però è un segnale in questo senso. Bisogna continuare a fare la battaglia per avere un centro di trasferimento tecnologico su base provinciale. Ovviamente Fermo lo deve promuovere, ma deve essere l'interesse di tutti i comuni della provincia. Ecco, come questi ce ne possono essere. Il discorso del turismo, io accennavo prima, no?
se ogni piccolo bed and breakfast se fa il fogliettino suo e il sito internet, sta roba qui è spesso uno spreco di risorse. L'unica sorgente, secondo l'analisi che abbiamo fatto, realmente l'unico canale realmente efficace è quello che la regione Marche, attraverso il proprio destination manager, quindi i propri siti internet, le applicazioni, la campagna di comunicazione, diciamo è in grado di dare visibilità all'offerta turistica e culturale del territorio, ma le imprese locali, le nostre piccole imprese, fanno fatica ad agganciarsi a questo treno. Sarebbe bene che ci sia anche una forma di cooperazione, che può essere anche una cooperazione fra privati, però sostenuta dalle istituzioni pubbliche, che acceleri questi processi, no? Di connessione con i flussi di comunicazione della regione. Noi abbiamo Marca Fermana che fa i pullman per andare a vedere i paesetti, però alla fine ci vanno solamente quelli di Fermo, mica perché fanno bene, però stiamo ancora a un livello troppo basso, bisognerebbe fare di più. Ecco, questi sono una serie di ambiti sui quali cerchiamo di sollevare l'attenzione. Ricordare un evento quando ero sempre bello ascoltarti, complimenti per questa analisi veramente interessante. Io mi sento ancora estremamente coinvolta nella vita di Fermo, quindi partecipo con grande interesse, anche perché ci stiamo muovendo con Peter per diventare cittadini fermani nella nostra pensione, quindi ho molto interesse personale su questa cosa. Mi ricordo nel 2012, quando appunto come direttore dell'Istituto Polare c'era stato un incontro dei vari musei della provincia, e mi ricordo l'assessore Buondonno Peppino, che era tanto interessato, un pomeriggio ci ha invitato tutti a parte anche con gli insegnanti, e la sua idea era proprio di mettere insieme i vari 40 comuni della provincia di Fermo per fare una grande spinta pubblicitaria. Aveva avuto persino l'idea di mettere insieme le risorse e fare un'intera pagina del Corriere della Sera, per esempio, con tutti i 40 comuni per poter portare avanti un discorso di turismo e cultura, eccetera. E ha trovato assolutamente delle barriere tali, quindi nessuno, come dicevi tu, ha avuto interesse, perché ognuno diceva no, io mi faccio la mia pubblicità, eccetera. E questa è una cosa. Una domanda invece proprio di interesse pratico. La Solgas è di Fermo, o perché io ho voluto avere sia la credibilità, è di Fermo. Dunque io ricevo circa un giorno sì, un giorno no, delle telefonate da Enel dicendomi so che lei ha l'appartamento in via Mazzini 13, eccetera, e vuole passare da noi, e io continuo a dire no, io voglio sostenere il comune di Fermo e quindi non mi muovo da Solgas. È un atteggiamento giusto questo, come funziona? Cioè che chi ha Solgas come provider di gas e elettricità aiuta il comune di Fermo o che cosa? Beh, certamente sì, Maria Pia, nel senso che mi sento patriottica. La Solgas, ovviamente una parte degli utili della Solgas ritorna alla comunità sotto forma di sponsorizzazioni, anche a progetti, no, del comune di Fermo. Ecco, l'intervento di Maria Pia mi fa venire in mente anche l'importanza di valorizzare meglio il patrimonio, il nostro patrimonio culturale. E per esempio un'altra iniziativa che stiamo seguendo, in particolare Barbara Toce, che è stato sindaco di Pedaso e che è il nostro socio, Barbara fa parte, tra l'altro una cosa un po' particolare, è vicepresidente del Consiglio dei Poteri Locali del Consiglio Europeo, quindi fa parte di un'organizzazione, un organismo internazionale, appunto del Consiglio d'Europa, scusate, non il Consiglio Europeo, quindi non l'Unione Europea, il Consiglio
d'Europa. Grazie a questa posizione lei ha accesso a tutta una serie di contatti molto interessanti che noi stiamo tentando di avvicinare al nostro territorio. Per esempio la rotta dei Fenici, a cui accennavo prima, che è un network di istituzioni culturali appunto del Mediterraneo. Per esempio si sta dando molto da fare in questo momento con il Ministero, con il MIBAT, che ha una direzione dedicata proprio al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immateriale, no? Dei territori, quindi ha realizzato varie esperienze in Italia e stiamo lavorando molto concretamente proprio per arrivare a una convenzione con il Ministero, coinvolgendo i comuni principali interessati, proprio per fare questa operazione di mappatura e poi successivamente di messa in rete delle specificità culturali di questo territorio. Non so, i Piceni, vedendo Maria Pia, mi viene in mente questo grande tesoro che è l'Istituto Polare di Fermo, che è dimenticatissimo, bistrattatissimo, che però è nel suo ambito è un punto di riferimento a livello mondiale che non sappiamo valorizzare, no? E come questo ce ne sono altri, insomma, di contenuti. Chiaro che per farlo bisogna creare una governance, come si dice adesso, un sistema di gestione che sia, che coordini, che integri le varie iniziative. Per esempio il marketing turistico moderno, Maria Pia accennava al discorso facciamo la pagina, no, sul Corriere della Sera. Oggi non è più così. Oggi il canale di comunicazione per il turismo è la rete, quindi bisogna imparare il linguaggio della rete, la metrica della rete, e poi dietro al messaggio ci deve essere un'organizzazione dell'offerta. Si parla per esempio di club di prodotto. Che cosa sono i club di prodotto? Sono delle, diciamo, associazioni, delle reti di aziende che offrono servizi turistici, quindi di alloggio, di guida turistica, di mobilità, no? Che insieme mettono insieme dei pacchetti e delle esperienze, no? Delle esperienze totali, perché oggi chi viene nelle Marche viene soprattutto perché vuole fare esperienza di un mondo che non è il proprio mondo originario, che non è il mondo della città, che non è il mondo della grande città, della pianura padana, o chi viene da un'altra cultura, vuole respirare e vivere un modo diverso di interpretare il mondo. E noi nel Fermano ce l'abbiamo, il nostro modo di vivere e interpretare la vita, no? E solo bisogna presentarlo, no, attraverso un'organizzazione, un'integrazione organica di tutti i servizi che possono servire a far nascere, a far sfruttare questa esperienza. Questa capacità di coordinamento manca sul territorio. Però per esempio, poi concludo su questo, per esempio il GAL, che è il gruppo, appunto questo organismo che gestisce la politica agricola europea, che non si occupa solamente di agricoltura, si occupa di sviluppo locale, sta facendo dei bandi proprio per aiutare le aziende turistiche locali a mettersi insieme a creare questi club di prodotto e questi pacchetti di prodotto, dove da un lato c'è l'offerta dei servizi, dall'altro c'è una comunicazione in linea con le tendenze moderne, che sono quelle della comunicazione sulle reti sociali. Se posso intervenire ancora, un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta tantissimo, anche quando per esempio è venuto il Rotary Club di Cambridge South, ricordate quello di Peter che fece quel viaggio nel 2017 e rimasero assolutamente entusiasti, anche grazie a tutta la vostra ospitalità, Pio Carlini che si dedicò ampiamente. Una cosa che io ho sempre trovato splendida nella zona non solo del Fermo, delle Marche, sono i teatri che ci sono spettacolari.
E quando avevo cercato, anche quando c'era stata la conferenza delle fuoriuscite di petrolio sotto i ghiacci, di vedere se riuscivamo a fare magari un giro culturale per vedere questi splendidi teatri, Lala Leona, questi che io ho avuto occasione ostida di vedere, il Teatro del Serpente, e non c'è stata assolutamente la possibilità di un network di questo genere. Quindi anche adesso siamo in Covid, quindi non si gira, ma anche pensare specificamente a dei giri in pullman, anche solo per vedere i teatri, averli aperti al momento giusto e non dover chiedere al custode che forse ha la chiave, ma non si sa, non siamo sicuri. Cioè, ci sono delle ricchezze spettacolari nel marchio. Dice una cosa molto, se posso aggiungere, voi pensate che il concorso Postacchini, no? Che poi noi nella nostra disorganizzazione abbiamo questi miracoli di due persone che non sono neanche musicisti, che mettono insieme il concorso per giovani talenti più importante del mondo, dove ci guardano ogni anno i conservatori di tutti i continenti, no? Guardano a fermo per questo concerto per i talenti giovani, almeno fino ai 14 anni. Pensate a Massimo Mazzoni, che ha fatto quest'anno lo stage del sassofono e ci ha avuto 240 iscritti online, ha quadruplicato gli iscritti, no? E c'aveva gente dai quattro continenti. I migliori sassofonisti del mondo sono stati una settimana online, confermo, a fare lo stage del sassofono. Se noi questa visibilità che abbiamo riuscissimo a collegarla con i siti, allora L'Aquila, la Leona, Penna San Giovanni c'ha un teatrino interamente in legno che è un gioiello del Settecento. Se queste strutture le animassimo, le collegassimo per esempio a un festival musicale, no? Voglio dire, noi avremmo già gli interlocutori a cui proporre, no? Questo tipo di pacchetti di offerta culturale. Solo che facciamo fatica a farlo, no? Questa cosa. Lo stesso varrebbe per il Museo Polare. Bisogna investire su queste opportunità. Dunque posso fare? Sì, prego. No, prima. Prego, prego, parli pure, parlo dopo, prego. Volevo, allora grazie, scusa se mi sono sovrapposto. E colgo l'occasione proprio per quanto ho sentito, in particolare poi dal primo interlocutore che mi pare Giampaolo. Sì, Giampaolo Picciano. Ecco, quindi do una pillola di questo discorso del Learning City. Learning City vuol dire che questa città in Italia è insieme a Torino, Palermo, Lucca e Trieste una città internazionale dell'apprendimento. Sono passati 18 mesi da quando è stato preso il titolo e a tutt'oggi penso che pochi di voi sappiano qualcosa della Learning City. Ecco, detto questo, essendo un torinese che ha scelto di vivere nelle Marche negli anni 70-80, quindi ho anticipato fortemente quello che potrebbe succedere tra poco in questa zona, mi sono sempre chiesto perché questo territorio così straordinariamente accogliente, straordinariamente bello e, come dire, e io ho messo sulla famiglia, sono estremamente contento di essere stato in queste zone. E potevo andare al mare a piedi oppure in montagna, insomma ci sono delle situazioni qui per cui noi cittadini, anche se sono passati molti anni, non hanno prezzo. Ecco, quindi mi sono chiesto perché questa situazione non è mai stata, come dire, affrontata in modo sinergico. Vi garantisco che ancora oggi quando vado a Torino o a Milano e dico che sono di Fermo, c'è un momento di esitazione. E devo dire che stiamo tra San Benedetto ed Ancona. Allora, il problema è proprio qua. Non basta essere solo conosciuti o si sente che già sarebbe qualcosa, ma dobbiamo essere riconosciuti. E per essere riconosciuti vuol dire che dobbiamo avere un territorio che esprime una sua identità, che esprime e
e comunica tutte le grandissime potenzialità che ha. In questo senso, la Learning City è uno strumento ufficiale che abbiamo a disposizione. Lo dico a voi, faremo questo incontro la prossima settimana, proprio perché da adesso incomincio un secondo percorso, perché in questo contenitore della Learning City, che si, come dire, che si dedica alla società civile, agli stakeholder, a tutta quella che è la parte, diciamo, non direttamente alla politica diretta, la politica è il rappresentante della Learning City in termini internazionali, ma il lavoro deve essere fatto con la città, la comunità. Quindi in questo senso il nostro, la nostra ambizione e soprattutto di chi ha fondato, chi ha contribuito a portare la Learning City a Fermo, e avete capito che non è stato così scontato che Fermo sia un Learning City insieme a Torino, lo ripeto, Palermo, Lucca e Trieste. Quindi vuol dire che abbiamo una potenzialità anche in questo senso che qualcuno ha visto che c'è ma non l'abbiamo mai espressa. Per cui la Learning City è una carta a disposizione per poter collegare questa città sconnessa, questo territorio sconnesso e questo territorio in crisi, partendo ovviamente da coloro che sono gli interpreti, che è la società civile e gli stakeholder di coloro che hanno interessi a questa zona. D'accordo? Quindi facendo scaturire progettualità dal basso, come diceva prima Luca Romanelli, quindi non aspettare che sia qualcuno della politica che non verrà mai in queste zone a sollecitare, perché la politica vive di elementi giornalieri, cioè si fanno delle azioni, si vedono se vanno bene, la concretezza viene definita in questo modo, che è assolutamente incredibile, insomma. Concretezza vuol dire avere un piano davanti a noi che ci permette di essere concreti nel tempo. Ecco, l'ambizione sarà quella di, attraverso anche persone che vedo qua davanti a me, e che, di portare questo messaggio e di stimolare su progettualità la stakeholder e cittadini a risvegliarsi da questo torpore che è assolutamente ingiustificato, perché abbiamo veramente la possibilità di fare un salto culturale. Tutto quello che abbiamo detto è fonte di una cultura che deve essere rigenerata, perché altrimenti non abbiamo assolutamente nessun tipo di possibilità di esprimersi. In ogni caso questo vale su tutti i livelli, quindi noi siamo tutti coinvolti in questo, non è che siamo fuori. Se abbiamo delle rappresentanze che sono, come dire, piuttosto stanno tra le mura, vuol dire che per il 70% dei fermani questa cosa va bene. Ecco, quindi noi dobbiamo lavorare in questa situazione con empatia, con sensibilizzazione verso stakeholder e, come dire, opinion leader, per attivare una serie di iniziative che hanno a che fare ovviamente con l'apprendimento sociale, culturale ed economico. Concludo solo con questo. Tutte le città, ho fatto un bench sulle città europee, le Learning City che hanno vinto, che sono delle buone pratiche, tutte indistintamente sono partite, quindi non siamo né peggio né meglio degli altri in questo momento, da una società, da una comunità sconnessa e da una crisi. Ecco, se noi affrontiamo questi due problemi in modo coordinato e non estemporaneo, probabilmente riusciremo a portare avanti quel discorso che qualcuno ha accennato prima. Come facciamo? Ecco, e questo territorio ha perso il senso, cioè non si sa cosa fare. Oppure se si fa qualcuno lo fa per conto suo, cioè, quindi ritroviamo insieme il senso e ritroviamo insieme questa strada che ci deve portare a essere progettuali. Cioè, se io penso ancora, questo sono ancora una provocazione, visto che qua si sta ancora troppo bene, per cui quella creatività obbligatoria che c'è quando uno incomincia a essere in crisi non è ancora scattata. E quindi c'è questo benessere che c'è, fa sì che ci sia ancora come dire, un senso di tranquillità, anche perché ci sono quattro, oggi siamo in un periodo in cui, Luca, ci sono quattro generazioni presenti, mai successo nell'arco dell'umanità, e quattro generazioni vuol dire sicuramente due pensioni nell'ambito familiare, vuol dire tutta una serie di situazioni
che fanno sì che probabilmente certi valori e certe sollecitazioni siano più difficili da essere colte. Scusatemi la lungaggine, ma io penso che se partiamo da questo discorso e se mettiamo in movimento tutto il territorio, perché Fermo non è città dell'apprendimento per sé, è Fermo città-territorio, quindi avremo sicuramente la possibilità e incominciamo ad affrontare con la società civile partendo dal basso progettualità che abbiano, come dire, un respiro che si inseriscono in una strategia. Ecco, questa strategia del territorio penso che ormai la condividiamo tutti, ma non vedo progetti che si innestano in questa visione. Grazie. Qual era la voce femminile che voleva intervenire prima? Luca, ero io, sono Marzia. Marzia, ciao. Ciao, complimenti. Scusate, io vedo solo alcune persone, non li vedo tutti partecipanti. Puoi correre lo schermo, scusate, prima ero senza video perché purtroppo, anche per fortuna, avevo un'altra Zoom. E prendo lo spunto da questo, no? Proprio per dire, quindi abbiamo tantissimi spunti interessanti. Innanzitutto, adesso facevo la considerazione, ringraziamo Dio per chi ci crede, quello che volete, ringraziamo di essere qua e di poterci trovare almeno con questi strumenti. Partendo anche dal ringraziamento nelle situazioni delicate, difficili come può essere quella che stiamo attraversando, tiriamo fuori il meglio. E tutti gli spunti che abbiamo dato per me si possono unire, cioè abbiamo tanto materiale. Una cosa importante, siamo tutti collegati da uno scopo unico, trovare delle soluzioni e portarle avanti, sensibilizzare le persone. Il 70% delle persone stanno nel torpore. E che cosa possiamo fare? Mettere insieme le nostre risorse e in primis appunto riconoscere la nostra identità. Possiamo farci riconoscere dagli altri, come diceva il signor Alessandro, se in primis ci riconosciamo noi, sia come persone che come territorio. E poi partire con le azioni massicce, grazie Paolo che sempre ci dai questi input, selezionandole. Per selezionare le azioni massicce andiamo a vedere lo scopo effettivo, dove vogliamo andare. E sicuramente adesso, quello che lo dicevo anche l'altro giorno, quello che sento in giro è che c'è, che sta cominciando ad esserci in alcuni sfiducia, ma in tanti altri tanta fiducia e tanta grinta. E forse è vero che ancora non si è toccato il ferro che scotta sotto il sederino, farci alzare, tiriamole le persone, perché altrimenti si appiattiscono nel torpore, nello stare comodi in casa. Pure è vero che possiamo unire questo stare, lo smart working. Ieri stavo in un altro convegno, un altro Zoom sullo smart working. Punto molto interessante. Ci sono tanti imprenditori che prima stavano magari a San Francisco, testimonianza di uno alla Silicon Valley, tornati nelle Marche. Uno tornato a Fano, uno tornato nella campagna del Fermano, con lo smart working riescono a gestire il loro lavoro nella Silicon Valley andando là 3 volte all'anno, un altro a Londra. Questo che significa? Che la qualità della vita qua è più elevata, ovviamente. Chi ci vuole stare, valorizzare le nostre radici, il nostro territorio, e potendo lavorare anche in tutto il mondo. Quindi, per dire, da un lato tornare, e poi torna il tema radici e lani, lo so, tornare alle nostre radici, riscoprirle noi per proiettarle al mondo, valorizzare gli strumenti tecnologici che abbiamo, perché ci sono, con l'attenzione che noi gestiamo loro, non che loro gestiscano noi. Io non so se ci avete fatto caso, iPhone, io prima non ci avevo fatto caso, iPhone, io telefono. Quindi l'equilibrio da trovare, avvaliamoci di questi strumenti per valorizzare la piazza, il nostro territorio, le nostre realtà. Facciamo in modo che siamo noi a prendere questi strumenti tecnologici, la rete, ad utilizzarla per valorizzare le nostre realtà, evitando che sia Amazon, che si manca, adesso faccio un nome perché è quello per tutti, che sia Amazon a mangiarsi le nostre aziende e le nostre realtà. Come facciamo? Questa è la bella domanda alla quale possiamo rispondere insieme, mettendo in rete, mettendo ciascuno il proprio talento a frutto.
e fare queste riunioni tra noi, coinvolgere gente nuova, trovare poi pian piano le idee concrete vengono fuori, ci sono menti più concrete, c'è la mente dell'ingegnere, la mente del commerciale, e troviamo degli spunti per mettere insieme anche l'aspetto culturale, importantissimo, con Maria Pia, anche Stefano Papetti, con i musei di Ascoli ha fatto tante cose, quindi aspetto culturale, aspetto commerciale, aspetto proprio costruttivo, concreto, e il cartuccio è un altro grande strumento, Luca. Barbara Doge è un altro esempio importantissimo che ci dà questi spunti. Ciascuno del nostro, come li possiamo mettere in concreto? Posso? Prego. Ciao, Edoardo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Io infatti mi volevo ricollegare, chiaramente condivido l'analisi, ti ringrazio. Mi volevo ricollegare a quello che ha detto il signor Ciaudano e a quello che ha detto Marzia nell'ultimo intervento, nel senso che sensibilizzazione è importante, però a un certo punto secondo me non basta più. Perché noi stasera stiamo parlando dello sviluppo delle prospettive del fermato, in particolare, ma in genere, no? Però coloro che ci amministrano non lo stanno facendo. Come ha detto il signor Ciaudano prima, l'orizzonte dei nostri amministratori, la quotidianità, molto spesso anche per mancanza di tempo, per gli affanni quotidiani in cui gli amministratori sono impegnati, ma a volte anche neanche per mancanza di volontà, ma anche per mancanza di strumenti culturali, perché c'è pure questo da dire, che a volte mancano proprio gli strumenti culturali per guardare lontano, per pianificare. E quindi, giustamente, allora, come diceva prima il signore che è intervenuto, ha detto cosa fare. Cosa fare? Cioè pianificare nel medio e lungo periodo non è una cosa che sanno fare tutti. Guardate, è facile proprio per niente. E quindi io, una cosa che mi chiedo, no, noi... Diciamo, scusate la presunzione, però noi che forse qualcosa in più della media ne sappiamo, no? Cioè, se pensiamo sempre solo di sensibilizzare con un impegno diretto o relativo, alla fine facciamo poco, perché poi chi è che decide non siamo noi, capite? Che voglio dire? Per la protezione di Rotari, né Carducci non sono comitati elettorali. Però forse se incominciassimo a impegnarci nella cosa pubblica, chiaramente succede, ma in maniera episodica, non in maniera diretta, ma per la mia esperienza diretta, a volte, per gli amministratori c'è una selezione al contrario, diciamo. La dicevo, non voglio offendere nessuno, e ripeto, ci sono delle eccezioni eccezioni bellissime, però a volte c'è questa cosa, e ecco quello che voglio dire, dico, secondo me dovremmo cominciare a fare un incontro. Per favore, chiudere i microfoni perché si è disturbato, per favore. Ah, ok. Dico, come possiamo impegnarci? Capito che voglio dire, Luca, e insomma tutti lo voglio dire, no? Passare dalla sensibilizzazione alla possibilità di incidere sulla società in qualche modo, incidere in periodo che non sia lunghissimo ma medio, perché vi ripeto, se fino a che continueremo a fare i convegni, a parlare tra di noi, mi dispiace dirlo, ma sarà poco più che parole, insomma, ecco. Posso, io direi non sarei così pessimista, nel senso che prima di tutto il Rotary fa, no? Nel senso che stanno tanti progetti, no, che sono concreti e che anche se magari non arrivano a un livello generale di programmazione, però comunque costruiscono positività, costruiscono relazioni, costruiscono solidarietà, quello che, no, si chiama il capitale sociale. Quindi associazioni come il Rotary svolgono un ruolo prezioso. E quando Tommaso fa l'Atlante storico della provincia di Fermo, fa un lavoro importante per l'identità del territorio, no? Il Rotary che glielo finanzia e lo pubblica, ma dico questa, ma ne potrei citare, no, decine, no, di cose che abbiamo, la solidarietà con il terremoto, no, le casette come punto d'aggregazione, tutte queste iniziative hanno un grande valore al di là dello specifico problema, no, che risolvo. Certamente, però, per cogliere il senso del tuo intervento, diciamo
quando vengono fuori questi problemi, diciamo, di fondo, no? Di programmazione, di strategia del territorio, anche una maggiore attenzione di tutti aiuta per far capire alla politica che è importante anche quello, no? Se vuoi, no, il Rotary può rappresentare una parte dell'elite di questo territorio, se l'elite di un territorio prestano attenzione a certi temi, intervengono e sollecitano, questo poi ha un effetto anche sulla classe politica, sulla, diciamo, l'azione pubblica. No, chiaramente bisogna farlo, no, con, rispettando la natura di ciascuna realtà. Con noi, per esempio, non lo faremmo mai in termini partisan, partigiani o per appoggiare uno, e Rotary uguale, no? Lo fa in funzione di un interesse generale che percepisce e che promuove. Vorrei aggiungere a quello che hai detto, Luca, su cui sono pienamente d'accordo, e questo, quello che dice Edoardo è corretto, cioè alle idee bisogna poi far seguire le azioni di realizzazione, no? È chiaro però, Edoardo, quello che rispondo anche a te, senza le idee uno non va da nessuna parte. Quindi in una situazione in cui non c'è visione, non c'è un obiettivo di lungo periodo, non c'è una strategia, ma solo tattica, la funzione del Rotary, ma la funzione anche dei Carducci, deve essere in via prioritaria quella di tirar fuori in modo coordinato, a 360 gradi, le idee. E poi, se possibile, dare un contributo nella realizzazione, anche quello ben venga, con dei progetti, partecipando a delle azioni realizzative e così via. Però io ritengo che con le risorse che abbiamo e le professioni a disposizione che abbiamo, il nostro dovere prioritario è quello di tirar fuori idee, suggerire progetti, indicare obiettivi di lungo e di valore strategico a chi poi deve decidere dove porre le risorse pubbliche, come anche quelle straordinarie, ad esempio, che stanno arrivando, in modo da non sprecare niente. Questa è la nostra funzione possibile e doverosa in via prioritaria. Mi viene in mente, Mari, se ci avviamo alle conclusioni, vi rivolgo un invito. Noi il 4 di febbraio, adesso non so se interferisce con la programmazione del club, però io vi manderò l'invito. Per esempio, ci incontreremo con i sindacati provinciali, no? La CGIL, CISL, con la dirigenza provinciale, i quali ovviamente hanno delle preoccupazioni di tipo immediato, cioè blocco, la fine del blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione per tante aziende che sono in grave difficoltà, no? Che è incerta, quindi stanno affrontando dei problemi di sopravvivenza da un lato, però dall'altro ci verranno a dire: noi abbiamo bisogno di una contrattazione territoriale. Quando loro parlano di contrattazione territoriale, in realtà intendono una programmazione territoriale, cioè un mettere insieme le forze sociali e produttive, quindi i sindacati, le imprese e le istituzioni pubbliche, per cominciare a avere una visione più generale del territorio. Questo pure è un segnale interessante. Per esempio, prima dell'area di crisi complessa non c'erano queste, erano molto carenti questi momenti di coordinamento. Nel territorio è stato fatto un tentativo con il COSIF, non so chi di voi ricorda il COSIF, ma il COSIF era un consorzio di comuni, associazioni, parti sociali per promuovere progetti di sviluppo del territorio, e purtroppo ha fatto una fine ingloriosa, cioè è imploso, vicende giudiziarie, bilanci sballati, litigi. Abbiamo dato una pessima prova di noi, no? E abbiamo mancato proprio anni fa già un'occasione importante di coordinamento. Poi, per esempio, con l'area di crisi complessa, almeno i sindacati, la provincia, le forze politiche
si sono messi su un tavolo e perlomeno hanno conseguito un risultato, che è quello di mettere delle risorse a disposizione per gli investimenti. Adesso sta maturando anche questa possibilità, questa sensibilità a fare un tavolo di concertazione generale che riguardi anche una serie di altri aspetti. Ecco, questi processi vanno sostenuti, no? Perché se si crea questa capacità di dialogo con le, fra istituzioni e parte sociale, andiamo avanti e riusciamo a fare più cose. Luca, tanto il giovedì è di giovedì, quindi è compatibile. Io vi manderò l'invito, e poi il club lo vuole diffondere, se non, diciamo, se hai proprio soci. Intanto abbiamo ancora programmato per febbraio, quindi insomma penso che non metteremo altri impegni, quindi che saremo tutti liberi di partecipare. Nel frattempo Tommaso propone la moneta fermana Baiocco, quindi andiamo nell'ottica della unificazione, insomma, dell'uscire, no? Dal stretto fermano, insomma, ecco, di aprirsi. Quindi rinunciamo alla moneta unica, Tommaso. E torniamo al Baiocco. Ecco. Al Baiocco per noi. Ci sono altri interventi? È stata una serata molto interessante, insomma, no? Piena di spunti, di riflessioni. Io proporrei di farle periodicamente, cioè di, sì, certo, magari più tematiche, cioè quegli argomenti sono tutti interessanti, tutti condivisibili, ci piacciono tutti, però ne potremmo fare, non so, uno sul porto, uno sull'unificazione dei comuni, cioè farli tematici e magari invitare anche le autorità. Siamo d'accordo. Più approfonditi e con soluzioni in mano. Con la soluzione, con delle proposte, perché le soluzioni... Luca, siamo d'accordo, no? Voi vi invitate a nozze, perché voglio dire, sono temi che sui quali ci arrovelliamo, no, come Carducci, e sicuramente stasera io ho fatto una panoramica generale, ma potremmo per ciascuno di questi scendere parecchio nel dettaglio. Bisogna scendere sul... Cioè, ecco, per esempio, se noi ogni mese, visto che ne facciamo 6 al mese, prendessimo un argomento, non so, una volta la Rocca Montevarmine, e parliamo solo della Rocca Montevarmine, cioè diventa più propositivo, cioè fatto il discorso generale, che è bellissimo andare anche a soluzioni... Sì. Più concrete sull'argomento. No, bisogna invitare anche gli interlocutori politici. Siamo d'accordo. Oggi era la panoramica generale, e d'ora in poi, visto l'interesse che il Rotary ha, il parallelo, diciamo, il Carducci alimenta, e poi le persone sono poi, alcune sono comuni. No, c'è Luca, c'è Fabio, D'Erasmo e c'è altri. Sicuramente è interessante affrontare un tema alla volta in modo approfondito, invitando le istituzioni, in modo tale, come vi ha fatto altre volte Tom, ti ricordi, sulla provincia e altre tematiche, invitarle in modo sistematico a livello comunale, i vari comuni, sindaci e provincia e regione. E accanto alle istituzioni, Paolo, direi anche qualcuno di competente, più tecnico e specifico. Sì, istituzioni, voglio dire, anche Confindustria, eccetera, tutti quanti, tutti quelli che sono responsabili istituzionali delle vari ruoli, nelle varie posizioni. Va bene. Per quello della Rocca è tanto interessante, magari anche qualcuno che ci racconta la storia vera, ovviamente, perché in realtà... Sulla Rocca, Marzia, come citava prima Luca, non ha solo fatto un accenno, ma noi siamo andati a parlare con il sindaco un paio d'anni fa, mi pare, proponendogli una visione strategica di utilizzo della Rocca con il centro, la Rocca vera e propria, come centro di ricerca sulla agricoltura biologica e di sviluppo delle tipicità, no?
e mentre i vari terreni dati in uso a chi garantisce lo sviluppo e quindi la sperimentazione pratica di nuove culture biologiche e così via, in modo da fare da capofila e di esempio di trascinamento del sistema agricolo nuovo. E avevamo anche proposto la creazione del brand, no? Cioè chi era collegato con la Rocca di Montevarmine e con tutto il sistema, diciamo, di centro di ricerca e di sviluppo delle tipicità, poteva avere un marchio, un brand quindi di origine che poteva esibire a livello mondiale. E la cosa è rimasta lì perché il comune stava mettendo al bando la vendita dei terreni, eccetera, eccetera, su cui non si è combinato ancora niente, quindi possiamo tornarci sopra probabilmente. È questo, riprendiamola perché è un momento propizio, la crisi è opportunità, è un'iniziativa, io questa non la conoscevo, sono rimasta incantata Paolo, per me questa è un'iniziativa notevolissima. Guardi, io ho fatto un lavoro, ho partecipato a una mostra di pittura, una gara di pittura, in cui ho mandato un lavoro che diceva nuova vita alla Rocca del Montevarmine, che la rappresentava. E poi avevo allegato una paginetta in cui si dicevano un po' queste cose, però la buona volontà è rimasta lì. Adesso dai, riprendiamola. Marzia, ti mando la copertina di un libro che è stato fatto in seguito a un convegno dove c'è questa storia, cioè la Rocca di Montevarmine è stata il welfare della città di Fermo dal 400 fino a per 3 o 4 secoli, cioè dai proventi della Rocca, le confraternite, una confraternita in particolare fermana, gestiva la carità, quindi sostentava i poveri di Fermo, quindi è un territorio che c'è avuto un legame fortissimo. La Rocca, scusate, era anche dell'opera Pio Trofio, è stata per anni e anni e anni, no? Sì, e alla fine credo sia transitata presso... Sì, per tanti anni. Però nel Medioevo, diciamo, nell'età moderna, diciamo, era gestita da una confraternita o più confraternite che appunto amministravano i terreni e con i proventi appunto sostentavano i poveri della città. C'è tutto questo aspetto anche storico, sociale, tanto che nel comune di Fermo aveva pensato, ha fatto un bando per diciamo dedicare questi terreni all'agricoltura sociale, il bando l'ha vinto all'80% uno che non si sa chi è e che non ha mai vinto il bando, gli hanno assegnato il bando, però questo non si sa chi è, non lo sa nessuno chi è, non si è fatto mai vivo, non ha pagato, quindi... insomma è una situazione anche abbastanza, vi voglio dire anche che su questi temi poi c'è anche un po' d'opacità e ci sono anche delle resistenze, no? Perché no, sono situazioni su cui poi qualcuno magari si sente, le vuole tenere in privato, quindi farle diventare pubblici questi problemi, voglio dire, sì, è stato dando un atto anche di coraggio. E portiamolo avanti perché è la ricchezza, è il cuore del paese zonale, direi io, non solo del singolo paese comunale, perché è un comune in senso ampio, no? La comunità che ci vive. E poi se ci pensiamo, io sono importata a Porto San Giorgio perché le origini maceratesi, però anche da piccolo, intorno alla Rocca, era una forma che si andava a giocare, ci vivevamo, quindi si stimolano gli animi delle persone, rivalorizzare qualcosa che sta anche nelle nostre radici, nelle nostre generazioni, significa dare una marcia nuova a delle potenzialità che abbiamo lì e sono inespresse, inutilizzate, e come c'è stata tanta energia con le congregazioni, neanche lo sapevo, la possiamo riportare adesso a splendere con l'utilizzo anche delle vendite tecnologiche. Per esempio sull'Abadia di Frasta, che è una realtà simile, l'Abadia di Frasta ha penso 1000 ettari di terreno intorno all'Abadia, non è solo l'Abadia. È proprio un feudo anche quello, non so se è un feudo, però anche lì ci stanno lavorando per valorizzarla, quindi noi siamo forse un po' più indietro.
altra. Riprendiamo questo progetto, mi sembra quanto concreto, non si tratta solo, cioè poi è già avviato Paolo, quindi ci mettiamo di buona lena e abbiamo il tempo di prenderlo adesso in mano e portarlo avanti. Ci rimettiamo da sopra adesso. Sì, andiamo a parlare con il sindaco. Prendiamo il discorso con il sindaco, vediamo come stanno le cose. Sì, un altro tema che sta a cuore a Marzia è anche questo discorso della civiltà marinara, no? Appunto Barbara ha promosso questi cantieri della civiltà marinara, non so se vi invito ad andarli a vedere, perché grazie a Francesco De Melis, che è un antropologo della Sapienza però per mano, no? Ha questa capacità di documentare il patrimonio immateriale in una maniera fortemente emozionale, quindi di trasformarlo a parte un momento di meditazione esperienziale e anche di comunicazione. Quindi quel piccolo esperimento, no, che è cominciato lì, può essere il prototipo di un modo di rendere la cultura e la memoria un patrimonio di tutti. Mi conosci Luca, ma hai letto nel pensiero, poi pensavo ai danni successivi, questo il porto che è tutto un altro. Sono legati, esatto. Quindi ce ne abbiamo tre già importanti, mi sembra. Bene. Va bene, allora se non ci sono altre domande possiamo chiudere così col proposito di. Margherita, volevo solo aggiungere una cosa, ma si riferisce al prossimo appuntamento, quindi mi faccio un po' pubblicità. Sì. Allora, il prossimo appuntamento sarà senz'altro presente Carlo Nofri, che è il direttore scientifico della Learning City ed è la persona che ha avviato tutta la procedura e tutti gli ottenimenti. E penso anche che ci sarà Francesco Trasatti, che è il delegato del comune, che diventerà presidente di questa della Learning City, di cui faremo un'associazione. Detto questo, io invierò all'ingegnere Paolo una breve sintesi, in modo che già vi abbiate una certa informazione, in modo tale che oltre alla presentazione che cercheremo di fare molto sintetica e soprattutto di guardare alle cose da fare più che alla figura, al tema così di che cos'è l'Learning City, che cercherò di spiegare in questa breve sintesi, di guardare le cose che possiamo fare. In questo senso riteniamo importantissime avere tante domande, perché quando si spiegano le cose si sta sulla cattedra, poi non si sa se ci sono stati dei risultati. In realtà contiamo molto su delle domande, su delle perché dobbiamo e dare consapevolezza di questo tipo di strumento veramente interessante che fermo a disposizione e che ci permetterà di fare molte di quelle cose che ho sentito da tutti voi. Ecco, quindi preparatevi le domande, che cercheremo così di essere ancora più concreti. Grazie. Va bene, grazie Alessandro. Allora, un grandissimo grazie a Luca Romanelli. A tutti grazie a voi. L'attenzione. E alla prossima, insomma, con gli indirizzi che sono stati dati da Tommaso un po' da tutti. Bene. Grazie, allora. Grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.